terza puntata delle vostre voliere. Stamani siamo da Gino Bernardini e siamo venuti a vedere i suoi piccioni. Gino è un esperto, sì, un esperto. Sei un esperto soprattutto essendo un cacciatore di asta, di guantini da asta e cimbelli da asta, nonché anche di volantini a campo. Diciamo che insomma è uno degli esperti che va per la maggiore. Lo troviamo spesso alle fiere e fa le esibizioni, esibisce degli ottimi esemplari e ci fa divertire. Anch'io a volte l'ho premiato per questo, perciò lo conosco abbastanza bene. Stamani siamo qui per la terza puntata, ripeto, delle vostre voliere e Gino ora ci farà vedere i suoi esemplari. Speriamo di divertirci, spero di sì, credo di sì. Allora Gino? Bah, senti, sono piccioni giovani, sto cercando di addestrarli per farli da asta. E naturalmente cerco di farlo qui in un ambiente chiuso perché il volantino da asta secondo me deve essere più un filo lungo, sciolto, che un volantino vero e proprio. In modo e maniera si possa cimbellare una, due, tre volte di fila, perché tanto la visuale a caccia è sempre quella che è. E è necessario che il piccione giri poco, secondo me. E naturalmente individuare soggetti così è sempre un po' difficile. Difficile perché il piccione tende sempre a volare, a andare via. E allora io cerco di farli qui dove c'è le voliere, dove c'è i fili della luce, che è un appoggio naturale per loro, dove c'è diciamo tanti appoggi, e se ce la fanno a evitare questo di appoggiarsi da tutte queste parti, sempre correggendoli, si può dire che insomma il volantino può aver testa per fare poi quel lavoro, anche se poi il lavoro è lungo perché va portato certo, sempre fuori continuamente. Certo. Però diciamo che per individuare un soggetto spesso se ne scarta diversi, che naturalmente. Credo. Il volantino è uscito da pochi anni, sì. Il volantino da asta, la caccia all'asta che è sortita da una decina d'anni, non di più, il volantino praticamente non c'aveva quasi nessuno. Io ce l'ho avuto 25 so. Anni fa, anche se ci ho cacciato poco, per dire la verità, io con le aste, io soprattutto montavo. Però ora ha preso la voga perché tutti ora vanno con l'asta. Sì. Tutti i cacciatori anche di lombaggi. Anche se poi se ne vede cacciare pochi poi. Poi magari, ecco, sì. Perché c'è una serie di difficoltà. Molte difficoltà, sì, è vero. La prima è la sicurezza di quello che fai, perché se c'è un piccione che allunga o gli sparano, oppure gli spara direttamente te o il tuo compagno, insomma ci vuole sempre un occhio all'animale e un occhio al volantino. Beh. Diciamo che il volantino ha sostituito quello che erano le vecchie piazzature dove mettevi i volantini per terra, invece in questa maniera qui ti permette più o meno in qualsiasi posto. Perfetto. Poter mettere un piccione e di farlo volare. Perfetto. E detto questo, ora Gino ci farà vedere i suoi esemplari. Ok, Gino? Va bene. Okay? Ok. Andiamo. Abbiamo visto degli ottimi esemplari uscire dalla voliera e posarsi sui posatoi e ora sentiamo Gino cosa ha da dirci sull'addestramento di questi volantini da asta, che poi questi diventeranno volantini asta, ce lo dirà ora Gino. Allora Gino, ci spieghi un po' com'è che addestri questi volantini da asta? Cerco di individuare dei soggetti che hanno determinate caratteristiche, soprattutto cioè devono avere una certa testa, in modo in maniera che non vadano alla voliera, che non vadano negli appoggi. Dopodiché cerco di farli volare sempre bassi qui, i voletti corti, anche perché qui l'ambiente è abbastanza ristretto. E dopodiché comincio a liberarli qui, e vedo quello che fanno, e dopodiché il passo successivo è metterli in alto, sopra una pianta, perché tanto poi il loro lavoro sarà quello lì. A parte qualcuno che andrà al campo, che
cercherò di farlo volare per terra basso, però lì siamo già un po' più nella difficoltà. Ci vuole piccioni un pochino più, diciamo, con un anno o due di esperienza. E poi tutto dipende dalla testa del piccione. Certo, certo. Non è che ci sia un particolare, secondo me, razza. Ci sono quelli più portati, possono essere tenebrosi, rosati, ternani. L'importante è che sia un piccione intelligente, perché certo, per fare questo lavoro qui purtroppo è necessario. La particolarità del volantino d'asta è quella di volare poco. Sì. Perché il piccione viene adoperato nelle caccia alle in pastura. Sì, sempre in pastura. E allora deve fare piccolo voletto, perciò sì, trovare soggetti lì adatti non è no, semplice. No, perché soprattutto poi con l'età tendono sempre un pochino a allungare. Diciamo che quando bisogno, non lo so, di strapparli un po' dalle riserve, perché c'è bisogno di quello, più volo, quello, sì, normalmente ne metto due, perché due tendono sempre a portarsi tutti via uno dietro l'altro. O quantomeno all'inizio lo fanno, dopodiché poi si stancano, il piccione sempre con la testa, ognuno fa i cavoli sua. Comunque è necessario, secondo il mio punto di vista, che il piccione voli poco. Diciamo che io ho la teoria, conto fino a 10, se a 10 non è rientrato il piccione secondo me è da scartare. Questo è il massimo di tempo che secondo me dovrebbe volare il piccione. Poi vanno abituati anche un pochino, secondo me, a cacciare con la rastrelliera lì, in modo in maniera che la rastrelliera sia la rastrelliera e il volantino d'asta sia il volantino d'asta. Perché anche per l'ottobre, una volta che sono rientrati i volantini e già i piccioni colombi sono un po' curata, e un piccione che scioglie all'ultimo e ti fa 10 metri intorno al capanno. Un filo lungo, via. Sì. È un filo lungo che ti fa quei 6-7 metri. Sì, fa la differenza a volte da portarli giù quelli imbecilli. Certo. Sono d'accordo, li chiude. Non si può più dare via piccione. Si chiama filo lungo, ma è un piccione senza filo. Certo. È un piccione senza filo. Tanti diranno, ma che senso ha filo lungo? È un filo lungo. Noi si chiama così, ma è un piccione senza filo, praticamente è quello che ti fa quel volettino, come ha detto Ginora, è quello che te le fa chiudere all'ultimo, ti sì, fa chiudere colombacci. I colombi poi vogliono sempre vedere volare. Esatto, alla fine. Bravo Gino, è il movimento, vogliamo vedere. Poi, ma poi è anche il rientro naturale su una pianta di un piccione, perfetto, che non trova subito l'appoggio, le fa chiudere. Tante volte sì. Sì. Mi è capitato, anche a te è capitato tante volte, di vederli stintignano, vengano o non vengano, sono lì, sì, 70-80 metri, chiudono, mi tocchi, volantini ti faccio retti in orto. Che poi li porta via il branco. Però quando vedono un piccione così, perfetto, 99 su 100 chiudono quei 15-20 animali che te li portano via. Perfetto, sono d'accordo. Ecco, ora questi sono soggetti naturalmente giovani. Sì. Ora ci sarà la fine di correggerli, però quello che è importante è che non cercheranno di andare alla voliera, cercheranno di andare, però quello che è importante è che poi alla fine tornino sempre sulla racchetta. Questo è il presupposto principe, diciamo, certo, per individuare un piccione per cui lavorarci dopo successivamente. Okay. Piccioni alle prime armi ancora, sì, giovani, che iniziano a fare i primi voli, però ho visto degli stantuffi vuoti, gliele metti apposta, sì, per avere un appoggio in più, cioè, non è importante che tornino sempre alla sua di racchette, soprattutto perché quando cacci con due o a volte tre piccioni sciolti, l'importante è che ritornino su una racchetta, perché probabilmente uno la ruba l'altro, anche se tende a ritornare sulla sua, però l'importante è che poi alla fine cerchi che sappia che ce n'è una disponibile, sì, che cerchi sempre una racchetta. Perfetto. Al limite proprio si deve buttare su un altro piccione prima di appoggiarsi, certo, questa certo sarebbe l'idea. No, mi sembra giusta, mi sembra un ottimo sistema, ecco. E ce ne fai vedere anche su un'asta? C'hai qualche esemplare da poter vedere? Sì, ora si prova due che sono un pochino più avanti. Sempre dei giovani? Sì, sì, sono sempre giovani di quest'anno, piccioni che hanno 2 mesi e mezzo, 3. E si prova a metterli su, speriamo che sempre qui vicino alle voliere,
con le difficoltà che purtroppo sì. Ci sono, confini della luce, le piante, ma questo è comunque si prova. Sono le difficoltà che hanno un po' tutti gli allevatori e gli addestratori. Diciamo che è meglio cercare le difficoltà, perché per esempio, imparato poi le difficoltà diventano. Sì, alla fiera, se uno porta piccione alla fiera, li vogliono alla fiera, tutto quel trambusto, in tutta quella baraonda di piccioni, girelle e strappi, diciamo che quel piccione lì, 99 su 100, ha una testa per fare determinati lavori. Perfetto. Perché portarlo in un campo dove c'è due alberi soli, ci gira anche una gallina. È vero, è vero. Allora, ora Gino ci farà vedere dei volantini sull'asta, dei giovani volantini sull'asta. Ok. Volantini giovani, ma già che hanno già una bella abitudine a ritornare sulla racchetta. Naturalmente hanno bisogno ancora di addestramento, però sono piccioni questi che hanno qualità, portati per fare questo tipo di caccia. Volettino corto, breve e ritorno. Sì, diciamo che siamo al 40% di addestramento. Ora poi comincia il bello, perché vanno portati fuori, qua e là, vanno portati in posti dove gira piccioni e vedere come si comportano quando c'è piccioni, perché anche lì devono fregarsene di tutto, continuare ad andare sulla racchetta, senza accodarsi a piccioni o altre cose. Diciamo che insomma promettono bene e con questi due cercherò di lavorarci un po' di più. Bene Gino. Per fare il cimbello da asta naturalmente c'è molte più difficoltà. La difficoltà è che deve essere un piccione docile, certo. Un piccione che ha appastato bene sulla racchetta, e per appastarlo viene passato, dice Gino, fra mezzo alle piante, viene addestrato a toccare i rami e non si deve mai muovere, perché le difficoltà ci sono, andare su una pianta a 20 metri, se quello parte al volettino si attriga e sono guai. Sono problemi grossi, perciò lì ci vuole un piccione proprio che sia docilità massima e bravura. Anche che sappia rimontare sul piattello da solo, al limite, nel caso magari fosse un volo di un falco, bravo, esatto. Mentre invece per il cimbello mi dici che ci vuole cimbello, diciamo, normale a capanno, una leggerezza per fare un cimbello, cioè, bravo. Un piccione di taglia piccola, leggera, che faccia perfetto. Soprattutto il movimento, ma perfetto, il piccione perfetto. Prima un giro. Avete visto come si addestra un cimbello da asta? Questo è il sistema. Gino ce l'ha fatto vedere ora. Passarlo fra le frasche continuamente, fin da piccolo, si deve abituare a rimanere incollato alla racchetta, al piattino. Questo esemplare ci può cacciare dappertutto, 20 metri, 30 metri,
non si muoverà mai di lì. Perfetto. Bravo Gino. Grazie. Bravo Piccione. Bravo Piccione. Questa cacciata tutta là. Ora si prova a mettere i volantini sul capanno insieme ai due volantini giovani dalla rastrelliera per vedere che fanno. La prima volta che si prova, però si vede subito quello che può venire fuori. Ok, facci vedere, dai. Questi giovani. Sono giovani, fanno sempre un po' di errori e purtroppo c'è anche vento oggi. Comunque è già buono che facciano questo lavoro via, anche se stanno un pochino fuori rientrano.